Nell'arte la donna ha sempre trovato il posto che le spetta, anche nei secoli più bui delle leggi oppressive e discriminatorie e della coscienza comune che l'ha degradata anche ad oggetto, le forme espressive della poesia, della letteratura, del teatro, della pittura, della scultura non l'hanno mai oscurata nella sua identità. Da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, a Tamara de Lempicka, solo per citare i più emblematici casi di scuola. L'esempio di Artemisia ha una sua forza intrinseca perché il dipinto Giuditta che decapita Oloferne rappresenta probabilmente la reazione ad uno stupro subito ed esattamente 4 secoli dopo ci immette nella cruda attualità del nostro tempo. Ecco perché la mostra La donna nell'arte, promossa a Comiso dall'Associazione Culturale Arte Insieme e inaugurata subito dopo l'8 marzo scorso, ha saputo offrire un messaggio forte dal respiro lungo. Un'iniziativa che vuole promuovere la donna in quanto tale, la donna come protagonista in questo mese dedicato alla donna. Qui abbiamo delle artiste della nostra associazione che sono delle artiste che hanno alle spalle un curriculum professionale, quindi hanno un'identità, diciamo, che possiamo attraverso queste opere ben identificare. Ci riproponiamo di fare ulteriori attività a breve, abbiamo in programma la presentazione di un libro ad aprile con un'attività d'arte associata. Io non voglio preannunciare nulla, la vedremo insomma appena a tempo debito. Nella sala Pietro Palazzo opere di 7 artiste, dipinti di Rosetta Giombarresi, figlia d'arte, Serenella Guzzo, Emilia La Rocca, Stella Meli, Beatrice Nicosia, Irene Ricordo e creazioni artigianali di Michela Loturco. Ed è stata una bellissima mostra che ci ha dato a noi donne la possibilità di esporre e di fare vedere, diciamo, il nostro talento artistico. Figlia del pittore contadino, che da parecchi anni ormai non c'è più, solo che questa mia vena artistica è nata da poco, diciamo da qualche anno. Questo quadro è stato esposto al Monte Carlo ed è stato selezionato per la Biennale di Monte Carlo. Ha molta emozione e la nostra associazione Arte Insieme mi ha dato questa possibilità di poter esporre qualche mia opera. Naturalmente sono delle opere che ho fatto da poco tempo, insomma, perché la mia passione era proprio dipingere fin da bambina, però non ho avuto poi la possibilità, ho fatto tutt'altra strada. Adesso che ho più tempo a disposizione mi dedico a questa mia passione che coltivo da tanto tempo. Bisogna inventare, avere molta manualità e mi danno molte soddisfazioni queste cose, mi rilassano. Sono io una maestra d'arte, quindi queste cose già le facevo a scuola, nel mio laboratorio. Ora da grande faccio sotto un'altra forma di lavoro, però è sempre una cosa che mi dà tanta soddisfazione. Il gioiello come nasce? E tante volte da una pietra nasce, da un oggetto, da un monile che io vedo in giro, che trovo, che mi piace, da lì poi creo tutto attorno a questa pietra, a questo monile, e quindi di conseguenza poi da sole decidono se devono diventare degli orecchini, se devono diventare delle collane mentre li lavoro.